Durante il Salone Internazionale del Libro di Torino abbiamo incontrato Naomi Rivieccio in occasione della presentazione della collana Storie di Talenti, edita da Giunti Editore. La cantante, ex concorrente di X Factor, presterà la sua voce a Jasmine, principessa Disney, protagonista di Aladdin Live Action, in uscita il 22 maggio. L'abbiamo intervistata ed ecco che cosa ci ha raccontato. Il primo ricordo che ho legato al mondo Disney è probabilmente legato a Dumbo, perché guardavo sempre Dumbo piangendo, quasi mi piaceva piangere. Poi è legato ad Aladdin, perché ricordo che cantavo a squarciagola "Il mondo è mio". Ero bambina, avevo questa voce super squillante e davvero gridavo a squarciagola "Il mondo è mio", e ad oggi pensare di cantarla nel film è pazzesco. È pazzesco. È stata una mattina che non dimenticherò mai più. Mi è arrivato un messaggio sul telefono, precisamente, e poi una chiamata. E ricordo che cercavo di mascherare il mio tono di voce, ma in realtà intanto saltavo come una matta, perché ero molto molto contenta. È stato un momento pazzesco, non avrei mai immaginato. Dicevo anche prima, la genialità per me è follia comunque. Il genio è un po' folle ed è anche strambo e divertente, quindi la genialità racchiude tante cose belle ed è diversità comunque, quindi ricollegandoci, non bisogna mai aver paura di essere diversi, di essere folli, perché la follia è arte, è genio. Jasmine è una donna fantastica, è una principessa incredibile, mantiene comunque la sua delicatezza ma ha un carattere incredibile. Riesce a farsi rispettare, è una donna contemporanea incredibile, mi rivedo davvero tanto in lei ed è un grande esempio per ogni donna di non aver paura di far valere il proprio pensiero, mai. Inizio, quando ho cominciato a cantare, il mio inizio è stato a 4 anni. 4 anni, ho l'immagine precisa di me che cantavo le domeniche in casa con chitarre, tamburi ovunque, e io cantavo ovunque, ogni giorno, per tutto il giorno. Il mondo è mio, è sorprendente accanto a te, con un po' di follia e di magia, è un mondo che appartiene a noi.